Mi sembra che vincerà sicuramente il governatore uscente. Per cui questo sia lo diciamo il giorno dopo le elezioni. Ma questo è molto facile, anche perché il centrosinistra sta dimostrando, io concordo con Tommaso Cerno, il centrosinistra sta dimostrando di non avere un idem sentire, cioè non c'è una battaglia di qualcosa da fare. Qui c'è al massimo ci sono tanto dilettanti allo sbaraglio, nomi imposti dall'alto, e poi c'è l'unico consiglio della persona intelligente, che è un uomo molto intelligente, direi anche purtroppo, che è Romano Prodi, che è un uomo di potere, e dice: dovete mettervi d'accordo perché altrimenti perderete. E Romano Prodi è l'esempio classico di come si fanno le ammucchiate. E perché Romano Prodi dice quella cosa? Fatemi vedere, arrivo dall'onorevole Casu. Siamo andati oltre, veramente, fermiamoci finché siamo in tempo. Anche perché in termini di ammucchiate, diciamo, non è proprio quello che faceva Romano Prodi, ma il suo avversario. No, è quello che faceva, non so, non ho capito cosa abbia detto l'onorevole Casu, ma non importa. Tanto gli ascoltatori sanno benissimo i disastri che ha combinato Prodi a questo paese, quindi... Ma cosa stai dicendo? Ma come ti permetti di parlare così di Romano Prodi? Ma veramente, ma stai parlando di Romano Prodi? Ma come ti permetti? Un giudizio politico che è legittimo, ognuno ha il giudizio che ritiene, lei avrà un giudizio politico su altre figure politiche, altri leader. Il concambio... Le dico un disastro che ha fatto: accettare il concambio che abbiamo avuto quando abbiamo accettato l'euro a 1,936, tanto per dirne uno. E se vogliamo andare ma proprio cosa dici? Per ma dire cosa stai dicendo? Stai parlando di Romano Prodi? Ma un briciolo di rispetto. Fatemi vedere, Alessio, aiutami. Il sondaggio di Piazza Pulita ieri, a proposito delle parole di Prodi. E del futuro del campo largo, vediamolo insieme. Partiti di opposizione, quanto peserebbero se fossero tutti uniti da Renzi?